Eccoci, salve, stiamo per cominciare questo video e queste sono le cose del giorno. Allora, un momento, cominciamo subitissimo. Eccomi, salve, spero che tutto sia a posto e spero di poter cominciare, continuare a portare a termine questo video in una maniera un po' decente. Perché dico questo? Perché praticamente ho sbagliato tutto. Ieri ho fatto mente locale sul fatto che oggi volevo riprendere a fare video in cui mi trucco. La settimana scorsa c'è stata una pausa perché semplicemente la settimana scorsa, che poi in realtà per voi sarebbe 2 settimane fa, perché la settimana che è appena passata avete avuto un video di trucco, ma era il video di 3 settimane fa, cose interne. Sì, ho dovuto fare una pausa la settimana scorsa perché siamo dovuti andare al pronto soccorso per problemi di denti. Io non lo so, da quando esiste questa pandemia c'è un proliferare proprio di casi inspiegabili di persone che hanno sviluppato problemi gravissimi all'improvviso ai denti e agli occhi. Io compresa, io quest'anno ho avuto la primissima. La secondissima, in realtà, la secondissima, non veramente congiuntivite, ma una strana cosa che è stata un incrocio fra un qualcosa di strano accaduto fra naso e occhio, e non ho capito che cosa è successo. E, oltre al fatto che ormai praticamente da un anno, instancabilmente, sempre, 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 ho problemi a gengive e a denti, cosa che prima non mi era mai successa in vita mia. Naturalmente abbiamo dovuto cambiare radicalmente il modo in cui ci alimentiamo perché naturalmente non ci sono più soldi. Però lo stesso, cioè comunque mangiamo, cioè il cervello ce l'abbiamo ancora acceso, nel senso, quindi continuiamo a mangiare cercando di apportare, di dare al nostro corpo tutti i necessari nutrienti, no? Quindi è anche un po' inspiegabile questo deterioramento così grave dei denti e delle gengive, ma, cioè, ma io poi lo vedo succedere a tutti, siamo andati al pronto soccorso la settimana scorsa. Tutta la gente che era al pronto soccorso aveva problemi ai denti, cioè tutti insieme, contemporaneamente, ma com'è possibile? Boh, ma comunque. Quindi riprendo a fare questo video. Ieri avevo pianificato, facendo mente locale sul fatto che oggi volevo fare un video, avevo pianificato di fare questo video in un'altra stanza, perché qui dentro si soffoca dal caldo. Qui non abbiamo la zanzariera, quindi apriamo le finestre. Più che altro completamente per brevi periodi, brevi, ok, frequenti, ok, periodi di tempo, però per il resto del tempo abbiamo la finestra solo con il sistema che voi italiani chiamate Vasis Das. Il sistema Vasis Das, come lo pronunciate non lo so, comunque questo è tedesco, Was ist das significa in tedesco che cosa è questo, ma è anche il nome curioso di un tipo di finestra, la finestra che si può umkippen, come si dice in tedesco, sia la finestra di cui si può aprire solo una fessura sopra, non so se avete presente ciò di cui parlo. Questo è il tipo di finestre normali che ci sono in tutti gli appartamenti tedeschi e sono finestre che quando sono di cattiva qualità si rompono immediatamente e creano problemi immani, cioè veramente immani, lasciatevi dire. E quindi volevo fare questo video nell'altra stanza dove è possibile invece aprire completamente la finestra e dove soprattutto c'è una finestra molto più grande che prende quasi l'intera parete perché così entra un po' d'aria. Stanotte ha piovuto a dirotto, ci sono stati temporali, fulmini, tuoni tutta la notte. Un po' l'aria si è rinfrescata, però noi qui da una settimana siamo con temperature di 40-41 gradi, cioè è la fine di giugno, capite? E quindi Valentina per tutta la settimana ha avuto la faccia gonfia e rossa, le dita gonfissime, questi anelli, vedi oggi la temperatura è cambiata e gli anelli senza difficoltà entrano ed escono, ma durante la settimana mentre c'erano 40 gradi, gli anelli non uscivano più, una paura, non riuscivo più a far uscire gli anelli neanche insaponando le dita.
Va bene. Comunque, in questo momento il caldo si è dato una calmata. Fuori c'è una temperatura adesso di 25 gradi, che chissà che ci sembra una temperatura ideale, fantastica. Io mi ricordo quando sono andata a vedere, forse 25 anni fa, qualcosa di questo genere, Caro Diario al cinema, Caro Diario, film di Nanni Moretti. Sono andata a vedere questo film di sera. Dopo aver visto il film, con lo scooter sono tornata a casa e c'era il termometro di una farmacia che segnava 29 gradi e io pensavo, Dio, che caldo di sera, 29 gradi, oddio, siamo ai tropici, siamo in Africa. Cioè, adesso 29 gradi ce li sogniamo, la notte speriamo ardentemente che la temperatura possa scendere a 29 gradi, 25 gradi. Quando sono andata a vedere Nanni Moretti c'erano 29 gradi e pensavamo che fosse un caldo insopportabile, mentre invece adesso 40, 42, 45 gradi sono una cosa normale. In Germania, ma cioè veramente. Quindi temevo di non riuscire a fare questo video, ma la protezione per labbra anche questa volta è questa di Isana, che ormai sta volgendo al termine. Ma prima di consumare questo pochino che ancora è rimasto e poi quello che è dentro al tubetto, ce ne vorrà ancora tanto di tempo. Quindi vedrete questa protezione labbra ancora per molto tempo. Mi è piaciuta veramente molto. Ho ricomprato già la stessa protezione, però in un'altra profumazione e versione, e con inci anche leggermente diverso. Daremo un'occhiata agli inci delle protezioni labbra di Isana probabilmente quando sarà tempo del video definiti. Su questa protezione labbra, intanto prendo un fazzolettino, intanto vi presento anche i fazzolettini of the day, come sempre Zoftumzicha, i fazzolettini del DEM, questo è il mio specchio dell'IKEA. Asciugo un po' la protezione labbra e sopra la protezione labbra metto questo. Questo è un antico balsamo labbra colorato di Alverde, faceva parte di una edizione limitata ed è il numero 30 Delicate Pink, la sua colorazione è un balsamino piacevolmente mentolato e orrendamente in questo momento sudato purtroppo. E sì. Un profumo mentolato c'è sempre e ancora ed è molto piacevole e uso questo balsamo labbra. Ho usato questo balsamo labbra spesso nei miei video mentre mi trucco perché provvede a dare una protezione per le labbra che è molto piacevole, leggermente colorata e soprattutto rinfresca e in una certa blandissima misura plampa anche un pochino le labbra. Come sempre, tolgo gli eccessi di prodotto fra mille rumorini che però ci devono essere a quanto pare. Togliamo anche questo un po' di torno. Allora, oggi che trucco voglio fare? Voglio fare un trucco che incomincia ad essere un trucco quasi interamente Catrice, senza però ancora esserlo del tutto. Infatti, negli ultimi mesi ho accumulato alcuni prodotti di Catrice, comprati tutti sempre regolarmente con lo sconto del 30% grazie alle offerte che praticamente in continuazione fa il Rossmann. Rossmann è una drogheria tedesca. Intanto mi sto piegando le ciglia con il piegaciglia di Shiseido e intanto fuori le campane suonano per un non meglio precisato motivo, perché io vi sto parlando dalla domenica, ma non è ancora mezzogiorno, quindi cosa si suonano le campane? Secondo me le ciglia si sono allungate parecchio e secondo me questo è dovuto al fluido per il contorno occhi e per la crescita delle ciglia, sempre del Rossmann, fluido che si vende nell'espositore, fluido che è possibile
prendere dall'espositore del Trucco. È un prodotto per la skincare, però il prodottino si trova nell'espositore Trucco, il che è una cosa brutta perché l'espositore Trucco ha la luce al neon e questo prodottino soffre molto, è un prodottino fluido molto molto delicato che soffre un sacco con la luce al neon. Bisognerebbe farlo capire a quelli del Rossmann, ma non c'è verso. Però per fortuna, siccome le filiali delle drogherie di tutta la Germania vengono in continuazione vandalizzate da gente che viene da paesi in cui evidentemente nessuno ha mai imparato come si va in un negozio, e quindi chi va nei negozi vandalizza i negozi, butta la roba giù dagli scaffali, boh, non so cosa faccia. E fortunatamente, fortunatamente fra virgolette, spesso il neon dell'espositore da trucco di Alterra è rotto e rimane rotto per mesi e mesi. Perché, come diceva il proprietario di un palazzo in cui vado spesso, proprietario borghesissimo con anche a disposizione una certa quantità di soldi, io non sono mica scemo che mi metto a spendere i soldi per ricomprare il neon. O la lampadina dell'ascensore. Finché rimane una sola lampadina, nell'ascensore ce ne sono quattro, tutte e tre sono rotte, una funziona ancora. E lui una volta mi ha detto in ascensore: finché una funziona ancora, si va avanti con quest'una che funziona. Sempre la Germania, ricordate, riflettete, la Germania non è quello che voi credete. E non lo so voi perché credete che la Germania sia, boh, qualcosa di diverso dall'Italia. Veramente non so, non ho mai capito. Dunque, questo vorrebbe essere un trucco in cui incominciano ad esserci molti prodotti di Catrice, però ci sarà anche, per esempio, un fondotinta che in realtà è una BB cream che si chiama Sweat Proof Caring BB Cream di Rival de Rupe. Questa l'ho finalmente acquistata ieri, costava 4,99 euro, adesso è scontata perché fa parte di una collezione limitata che è già nei negozi da un po' e fra poco uscirà fuori commercio e quindi il Rossmann mette i prodotti in sconto. Perciò ieri con truppi 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 trullallero trullallà l'ho acquistata a 2,99 euro. Rival de Loop è una marca interna del Rossmann di prodotti da trucco. Molti dei prodotti di Rival de Loop hanno inci impossibilmente schifosi, ma molti anche inci possibilissimi e anzi buoni. Infatti oggi userò questa BB cream di Rival de Loop, vedremo se è a prova di sudore, e poi userò anche questo mascara di Rival Loves Me, che è la versione per giovinette di Rival de Loop. Rival de Loop ha infatti due espositori, l'espositore che si chiama semplicemente Rival de Loop e che ha trucchi che si rivolgono ad un pubblico eterogeneo di più fasce d'età, e poi c'è Rival Loves Me, che invece teoricamente si dovrebbe rivolgere a persone più giovani e che ha i prodotti più colorati, un po' più sbarazzini, un po' più voi in Italia direste sfiziosi. Il problema è che però a me questo aggettivo purtroppo non è mai piaciuto. Allora, però cominciamo. Ci sono questi due prodotti di Rival de Loop, Rival Loves Me, poi ce ne sono un bel po' di altri che sono di Catrice, alcuni esistono in commercio già da un po', altri sono nuovissimi. Per esempio è nuovissimo questo primer. Questo è uno dei due primer della linea Clean ID, ma poi ci sono tanti altri nuovi primer della linea normale. Vi invito caldamente a imparare a capire un inci, perché alcuni di questi primer, quelli della linea ID, sono tutti utilizzabili, tutti e due utilizzabili. Ma secondo me, ora non ho guardato nel dettaglio, ma secondo me sono utilizzabili anche gli altri. Per fortuna questo primer è sigillato, questo mi fa molto piacere, quindi togliamo il sigillino e usiamo il primer per la prima volta. Allora, metto un pochino qui sopra, credo di averne preso un po' troppo qui di primer, avrei potuto prenderne molto meno, vabbè, insomma. Ha un piacevolissimo odore di vaniglia vera. Oddio, un odore buonissimo di vaniglia. Ma buono, mamma mia che buono questo odore.
è molto idratante ed è molto allisciante. Vedete bene che ha un colore, poi però questo colore non si trasferisce alla pelle, ma fa sulla pelle un aspetto siliconico, cioè ha anche un feeling con la pelle che ricorda molto il silicone, cioè dà alla pelle un aspetto scivolato, come se si fosse usato un primer siliconico, che comunque non è male come feeling, cioè è un feeling molto piacevole. Insomma, alliscia la pelle, ma l'alliscia tantissimo, wow. Dunque, questo è il primer che si chiama, mi è rimasto ancora un pochino qui e lo uso qui sul mento. Me ne è rimasto ancora un pochino in generale sulla mano. Boh. Ma è veramente poco, quindi lo spando qui. Fa proprio un effetto allisciato. Wow, setoso allisciato. Un effetto molto particolare. Wow. Allora, nel frattempo avvicino un po' la fotocamera, sollevo leggermente e avvicino un po' la fotocamera. Poi metto anche il primer per occhi, già questo è il primer per occhi di Alterra, che poi è l'unico primer per occhi che io abbia in mio possesso. Ha un pochino lo stesso colore del primer di Catrice e anche lui è completamente però poi trasparente sull'occhio. Cerco di spanderlo un po' dappertutto. E il residuo che mi rimane ancora sulle dita lo spando anche sotto. Intanto sentite gente che nel vicinato grida, perché qui l'educazione, il concetto della domenica, il riposo domenicale, cioè sono tutte cose che si sono perse un po' per strada. Benissimo, è arrivato il momento di provare questa BB cream. Qui dentro ci sono 20 ml e c'è un inci che è del tutto a posto, a parte un ingrediente che si chiama idroxiapatite e che normalmente è un ingrediente che trovate più che altro nei dentifrici, non nelle BB cream, e che è un ingrediente che non andrebbe, la cui pericolosità eventuale non andrebbe sottovalutata. Allora, questa è una BB cream che per quanto mi riguarda non va usata tutti i giorni e in questo modo uno cerca di evitare accumuli di questo ingrediente. Anche qui c'è una ottima, direi, protezione, un ottimo sigillo. Nell'espositore da cui ho preso questa BB cream, tutte le BB cream erano state bellamente aperte. Faccio anche vedere qual è il suo colore e lo spando anche, vediamo qual è il colore. Una volta, allora, questa è la BB cream parzialmente diffusa sulla mano, poi la diffondo del tutto fino a farla praticamente amalgamare e asciugare. Ho comprato questa BB cream ieri perché, provando il tester, praticamente questa BB cream scompare nella mano, cioè, e questo lo trovo molto molto bello. Ecco, così. Però vediamo anche come si comporta in combinazione con il primer di Catrice, perché può essere che la combinazione di primer e di BB cream crei pirulini, potrebbe succedere. Allora, per il momento prendo tanto così di BB cream. Anche questa BB cream ha una colorazione, però mi sembra che questa colorazione non si trasferisca più di tanto alla faccia. Ma vediamo, vediamo qual è la realtà. Vedi, c'è una ciglia che si è incastrata qui dove non dovrebbe. Ecco qua. Vedi, sì, questa BB cream scompare completamente nella pelle. È una cosa molto bella.
Assolutamente. Non mi sembra che abbia un effetto coprente proprio in nessun modo. Vediamo anche il naso, è sempre la prova del 9 per ogni fondotinta e per ogni BB cream, perché se sul naso la BB cream o il fondotinta si spandono bene e non fanno problemi, ecco, allora significa che abbiamo a che fare veramente con un buon prodotto. Allora, sarà colpa anche del primer. Ah, dicevo prima, vediamo come si chiama questo primer con esattezza. Pore Minimizer. Sì, Pore Minimizer Primer. Questo è il nome del primer. Qui dietro sarebbe stato bello vedere anche l'inci, ma non c'è. Perché a volte Catrice ha le stesse abitudini di Alverde, ossia difetta un po' nell'inserimento dell'inci sui flaconi dei suoi prodotti. Questa BB cream è del tutto inoffensiva, cioè proprio è una BB cream carina. Si amalgama completamente alla pelle, ma completamente proprio. Non ti so dire se dia un minimo di colore, questo me lo saprai dire tu mentre vedi il video, poi te lo saprà dire anche Valentina, però a posteriori, a video fatto. In questo momento sì, mi sembra che ci sia un po' di colore. Cioè una BB cream che non modifica in nessun modo la grana della pelle. Sai, le BB cream, i fondotinta generalmente rendono la pelle più brutta, no? Non so se vi è arrivata questa cosa. Stendono un velo, a volte pietoso, stendono comunque uno strato sopra la faccia che cambia l'aspetto della faccia da lontano, no? Lo fa sembrare più in ordine, più nuovo, così, però in realtà quando ti avvicini vedi tutte le rughe evidenziate, vedi tutte le pieghe della faccia, le vedi di più rispetto a niente fondotinta, niente BB cream. Ecco, ma non è questo il caso, perché la BB cream è completamente invisibile. Mi avvicino un po' nella speranza che voi possiate vedere anche qui, per esempio, sulla fronte, cioè la BB cream è completamente, ma completamente invisibile. Questa è una cosa che mi piace molto, sinceramente, veramente. Io credo che mi dia anche un po' di colore, anche questo mi piace molto. Allora, BB cream per il momento completamente promossa, lascia sulle mani una sensazione, sì, una sensazione invisibile anche. Uno sente vagamente che c'è qualcosa sopra, ma non è unta, non è gessosa, cioè è veramente una BB cream in ottimo equilibrio. Allora passiamo al primer, no, passiamo al primer, passiamo al concealer, però un attimo perché non ho preparato un concealer. Un momentino. Rieccomi, ecco, il concealer che ho deciso di usare oggi, non lo usavo da un po', è un concealer di Essence e faceva parte di un'edizione limitata che ha fatto di trampolino di lancio e di prova per alcuni prodotti che poi sono usciti in linee interamente naturali con un altro nome. Allora, questo però non con le stesse colorazioni, per esempio. Questo concealer, non so se vedete, è con evidenza rosato e questo è il concealer di una edizione limitata dedicata all'uso dell'olio di canapa e che si chiamava High Beauty. Sul sito di Essence, fino a un po' di tempo fa, si vendeva ancora la cipria di questo concealer che io avrei voluto comprare, ma poi alla fine ho deciso di non fare un ordine sul sito di Essence, causa penuria monetaria. Questo concealer, vedete, è rosa. Comunque, adesso mi sto guardando, ha un colore e come la BB cream. Questo concealer è rosa ed è molto molto leggero. Ora lo riprendo in mano, forse non l'avevo più usato
credo da un annetto, ma è leggero questo concealer, mamma mia, è proprio leggero, leggero. Mi piace il fatto che è rosa, mi piacciono molto i concealer rosa, credo che la mia pelle ci vada molto d'accordo, credo che un concealer rosa renda la mia pelle, l'aspetto della mia pelle migliore. E adesso tappettiamo per un po'. Qui nel frattempo cosa posso dirvi? Che io sto attraversando un periodo che non la smette mai di essere tremendo. Fino a qualche tempo fa ho lavorato, adesso in questo momento c'è la pausa estiva. Purtroppo, dico purtroppo perché io sono più contenta sinceramente quando lavoro per tanti svariati motivi e come tante persone del resto a questo mondo, non sono l'unica sicuramente, però posso dire che la nota molto positiva, ecco, ho usato praticamente tutto il concealer, posso dire come nota positiva che praticamente, però metto un po' di concealer anche qui dove ho una macchia. Non so se riuscite a vederla, ma tanto questa macchia non si fa coprire, non c'ha voglia di farsi coprire dal concealer trasparente della collezione limitata High Beauty. Solo in questo momento mi viene in mente che High Beauty è una stupida battuta riferita all'olio di canna. Come è stupido il commercio. Cioè, non so se vi ricordate, se andate nei miei video di 10 anni fa, io usavo l'olio di canapa nella bottiglia. Cioè, esistono tante piante di canapa e soprattutto si prendono tanti pezzi della pianta e ci si fanno cose diverse. Allora, stringendo e saltando qualche passaggio, l'olio di canapa non ha niente a che vedere con le altre sostanze che sono derivate dalla canapa e con cui la gente si droga. Solo che è un trucchetto di marketing farlo credere. Per portare, per esempio, le ragazze giovani che comprano generalmente prodotti di Essence a comprare questi prodotti alla canapa nella speranza di rendersi così, tramite questi prodotti di Essence, trasgressive, no? Poi vanno a scuola e dicono perché io ho la canapa sulla faccia. Stupide. Allora, questo era il concealer che secondo me non ha fatto tantissimo. Dicevo. La BB Cream però ha una colorazione, questa colorazione io la vedo ed è una colorazione piacevole, estivale, in francese si direbbe estivale. Ma che altro volevo dire? Sì, volevo dire che sul piano positivo, da che ho smesso di lavorare, c'è da registrare che per tutto il tempo, per tutto il 2021, mentre ho lavorato, avevo qui in continuazione degli sfoghi a volte molto molto gravi. Dei buboni che poi si trasformavano in brufoli, che poi si trasformavano in ferite aperte e sanguinolente, cioè ho smesso di lavorare, se n'è andato tutto, ma all'istante. E i motivi per cui mi venivano queste ferite sono due, e a vicenda peggiorano tutti e due la situazione. Allora, lo stress, chiaramente, la pressione che uno riceve sul lavoro. Che deve subire sul lavoro e poi il fatto che i locali in cui lavoravo sono affetti da muffa ma spaventosa, cioè lì sarebbe da buttare giù tutto e rifare tutto da capo. Ovviamente non si può e quindi ci teniamo la muffa. Ecco. Il bronzer della situazione. Il bronzer della situazione è vecchio. È vecchio, è vecchio. E si chiama numero 10 Light Medium. Ho questo bronzer già da alcuni anni. In commercio, però, credo si trovi ancora. In realtà, vedrete nelle prossime settimane un altro bronzer che è nuovissimo e che Catrice ha deciso di vendere in edizione limitata in alcune nazioni europee e del mondo in una sola tonalità e in altre nazioni europee del mondo in due tonalità diverse, le scelte farlocche che fanno le ditte tedesche. Questa è la colorazione del bronzer, ve lo faccio vedere anche sulla mano, è un bronzer che
è un po' arancione. Allora io prenderò questo bronzer con il Blooming Blush Brush di Bare Minerals, progettato in una maniera tecnologicissima, ma che poi ai fatti funziona un pochino male, semplicemente per lo stolto fatto che è stato realizzato male. È stato realizzato in un modo troppo economico, evidentemente. Eppure questo è un pennello che a prezzo pieno costa sui 26 euro. Allora, come sempre, appoggio il blush da prima. Nel momento in cui sono andata qui dentro la cialda, sopra la cialda con il pennello, la cialda si è sfaldata un bel po'. Quindi voi direste che sfarina. Io credo che voi non siate consapevoli di un fatto. Quando dite la cialda sfarina, lo dite perché nelle vostre regioni c'è evidentemente questo termine sfarinare come termine pseudo-dialettale, colloquiale, ma questo termine l'avete preso dal portoghese, dallo spagnolo, dai vostri parenti che sono emigrati in Brasile 100 e 200 anni fa e poi sono tornati. La lingua italiana si è trasformata moltissimo con l'emigrazione, soprattutto l'emigrazione in Sud America, in Argentina, in Venezuela e l'emigrazione in Brasile. Poi la gente è tornata, o in alcuni casi le seconde, le terze generazioni hanno cominciato di nuovo a stringere rapporti con i parenti lontani lasciati in Italia e in questo modo ci sono state mescolanze di lingua. Il brasiliano ha tantissimo, il portoghese brasiliano ha tantissimi vocaboli di derivazione italiana che in molti casi hanno un significato completamente diverso. Ma anche io proprio credo che ci sia un tabù in Italia, e che l'Italia tutta, molto compattamente, da 100 anni a questa parte, faccia finta che non esista l'italiano veneto senza niente, che poverissimo è emigrato in Brasile dove ha fatto lo schiavo nelle piantagioni di caffè e dove ha servito il governo brasiliano al fine di schiarire la pelle dei cittadini brasiliani, mescolandosi con gli altri schiavi di colore più scuro. Tutto questo in Italia viene taciuto da sempre, ma invece bisognerebbe parlarne perché questa è una storia, è una parte importantissima della storia italiana, capisci? Questa è una parte veramente importante, non solo per le modifiche alla lingua, ma proprio una parte irrinunciabile. Non puoi capire l'Italia, non puoi neanche capire il razzismo che c'è adesso in Veneto, se prima non capisci il razzismo che hanno subito i veneti, per esempio in Brasile. Cioè, di queste cose si deve parlare. Vedete che Valentina, si scalda subito. Per tradurre sempre, per fare una specie di brasiliano-italiano, si infoga subito quando parla di queste cose, perché queste sono cose che quando tu parli a un italiano di queste cose, l'italiano rimane a bocca aperta, no? Ebete, ti guarda ebete, e non capisce per niente quello di cui stai parlando, perché per lui questa realtà che gli stai raccontando, lui la sente per la prima volta, non ha idea di tutto questo. Ma il problema è proprio perché non hai idea di tutto questo. Perché? Perché l'Italia tutta si è sempre impegnata tantissimo per tacere tanti pezzi di storia, abbiamo visto anche recentemente. Cioè, gli storici attraversano un brutto periodo in Italia, ma non solo in Italia, dappertutto in Europa. Se tu leggi Wikipedia, no, regolarmente, se tu leggi delle pagine di Wikipedia regolarmente, vedrai che alcune cose appaiono e scompaiono, vengono modificate, cioè torni su pagine che sono un po' problematiche e riguardanti la storia d'Italia, ci torni un mese dopo e la pagina è completamente diversa, ci sono scritte cose completamente diverse.
Rossellini è stato un grande regista italiano, non è citato per niente nella pagina di Rossellini, dedicata a Rossellini, che è stato il compagno di Anna Magnani per molti anni. Non è data importanza per niente all'orientamento politico del neorealismo, cioè cose strane veramente. Comunque, questa è la cialda e vedete come si è scalfita durante questa applicazione di blush. Intanto tolgo pezzi di peli, di pennello, pezzi di ciglia, pezzi assortiti di cose. Veniamo al blush della situazione. Il mio blush oggi sarà questo, che è uno stick. Questo è uno stick della marca tedesca La Cura, che è la marca interna dei supermercati Aldi Süd. Questa è la parte con il blushetto, lo sticchetto. È dello stesso identico colore del balsamo colorato di Alverde che ho sulle labbra in questo momento. E poi c'è un'altra parte che è molto carina, è fatta. Questo è un pennello, ed è un pennello molto funzionale e molto carino, so che siccome non si stacca, non è possibile toglierlo, è impossibile lavarlo. E per questo non l'ho mai usato, ma se no questo è uno stick molto valido. Comunque, allora, come usiamo questo stick? Con questo pennello che si chiama Smoothing Face Brush, che è sempre di Bare Minerals ed è piccolo piccolo perché faceva parte di un kit, il kit del fondotinta liquido luminoso di Bare Minerals, che in questo momento non mi ricordo come si chiama. Ecco, facciamo semplicemente così, prendiamo dalla cialda, prodotto dalla cialda, dallo stick, prendiamo un po' di prodotto e lo appoggiamo dove riteniamo che sia da appoggiare. Ora, giorni fa ho visto un video senza vederlo, nel senso che andando sul canale di una ragazza ho guardato quali erano gli ultimi video che aveva fatto e allora ho visto che c'era un video in cui lei sconsigliava, non ho guardato il video, ma ho visto che c'era un video in cui nell'anteprima era caldamente sconsigliato di mettere il blush attaccato qui all'occhio. E che se ne va verso altezze oblique, no? Io questa cosa sinceramente non la capisco, perché tu sì, devi imparare a truccarti e devi imparare a truccarti in un modo che esalti i tuoi lineamenti senza seguire le mode. Però mettere il blush, così come per esempio lo sto mettendo io in questo momento, è stata una moda gigantesca. In certi decenni recenti e continua a essere il modo in cui, per esempio, le sudcoreane si mettono il blush. E quindi, cioè, se uno vuole, si mette il blush in questa maniera. Cioè, non ci vedo niente di vietato, non ci vedo niente di brutto. Non puoi eliminare a priori un modo di fare trucco semplicemente facendo credere a novelline del trucco che sto ripulendo adesso questo pennello un po' sul solito fazzoletto di carta da cucina. Non puoi far credere a delle ragazze giovani che stanno imparando adesso a truccarsi che questa sia un'operazione che non devono fare, non glielo puoi far credere perché non corrisponde alla realtà. Questa è un'operazione che loro, se vogliono, possono fare, però devi dar loro il preciso punto di riferimento, cioè gli devi raccontar loro che quando applicano il blush in questa maniera mimano una ben precisa moda, mimano un ben preciso modo di applicare il blush. Per il momento chiudo, poi probabilmente più tardi ne rimetto un po'. Cioè, tenere all'oscuro di tutto la gente e dargli dei diktat non funziona nel trucco e non funziona neanche nella società. Ecco, cioè la frase del giorno. Cioè, avevo messo questa spugnetta tra le cose con cui voglio truccarmi oggi, ma questa spugnetta oggi assolutamente non serve. Quindi la mettiamo via anche il concealer. Allora adesso passiamo direttamente al trucco degli occhi. Sto per usare questa Vetusta Palette, che in questa forma non esiste assolutamente più. Adesso le palette sono cambiate, sono lunghe. Ce n'è stata una fino a pochi giorni fa nei negozi in edizione limitata da 10 euro,
grande con, mi sembra di ricordare, 12 colori e ci fosse un colore che c'ha veramente senso, tutti e 12 i colori sono uno la ripetizione dell'altro, cioè una palette veramente senza senso e per quello non l'ho comprata. E poi ci sono delle palette in edizione permanente nell'espositore dei prodotti che è sempre lì e che sono però delle palette che contengono un po' più di colori rispetto a questi quattro, ma come colori più o meno siamo lì. Questi colori non sono buoni. Io ho fatto un video anni fa usando questa palette, è un video esilarante perché è un video in cui le cose non funzionano. Comincio prendendo questo colore bianco e mettendolo sotto l'arcata sopraccigliare. Questa cosa solitamente la faccio a fine trucco, però adesso senza un motivo particolare la faccio a inizio trucco. Ecco. Poi più tardi vi faccio vedere naturalmente anche tutti i colori sulla mano, sul dorso della mano, però per il momento. Questo colore bianco, mentre lo metto, capisco al volo che potrebbe fare anche da illuminante, ma in realtà io per oggi come illuminante ho preparato un altro stick di Lacura Oldi, di Lacura Supermercati Aldi Sud, perché sì, perché semplicemente mi piace. Allora, poi con questo pennello, che è il pennello che io chiamo il pennello Madame, Sophisticated Fashion and Luxury, Madame è un giornale tedesco, ma in realtà questo è un pennello di Zoeva che è uscito gratis da un giornale tedesco, appunto Madame. Questo è il 228 Luxe Crease, non so se riuscite a leggere. Questo è un pennello molto molto buono, è un pennello che funziona veramente molto bene. Prendo questo colore che si chiama Serenity e il mio intento sarebbe di spanderlo un po' su tutta a ridosso della palpebra mobile, così. Cioè, questi sono colori per un look molto tranquillo, per un look all'impiegata tedesca, tipo impiegata tedesca, un look vedo, non vedo, c'ho il trucco, però non si deve vedere. Certo, ti puoi mettere un quintale di questo trucco sull'occhio e poi alla fine si vede, sicuramente, però sono colori che non danno moltissima soddisfazione, semplicemente perché sono colori un po' noiosi, per dirlo io. Io detesto definire persone, cose, film, libri noiosi, niente è noioso nella vita, le cose sono noiose perché tu ti poni nei confronti di quella cosa in modo da non fartene influenzare positivamente, quindi ritieni o giudichi o pregiudichi quella cosa come noiosa, ma in realtà niente è no nunca è noioso al mondo. Una volta ero in Slovenia e la persona slovena con cui mi trovavo mi disse che non voleva mangiare una pizza. Andammo in pizzeria, lui non voleva mangiare una pizza margherita perché sosteneva che la pizza margherita fosse noiosa. E cioè, io, un grande ascesso di rabbia, perché ma come ti permetti di dire che la pizza margherita è noiosa? Sei un ignorante, perché in realtà noi italiani, o noi che dovremmo essere italiani, sappiamo benissimo che è dalla pizza margherita che tu capisci qual è la qualità di un ristorante. Io spero che tu lo sappia, utente che sta guardando questo video, perché sulla pizza margherita, se non ci metti degli ingredienti che hanno un senso, se non ci metti degli ingredienti di primissima qualità, la pizza margherita non ti sa di niente, ti sa solo di scombinata e di rancido, no? È sulla pizza margherita che capisci che tipo di olio usano i ristoratori, capisci? Dalla pizza margherita puoi capire tante cose, l'arancidità di un olio, per esempio, e puoi capire tante cose in una maniera molto molto inequivocabile. Puoi capire la qualità del sugo che c'è sopra la pizza, dei pomodori che ci sono sopra la pizza. Puoi capire soprattutto la qualità del fior di latte o della mozzarella di bufala che c'è sopra la pizza. Cioè, puoi capire tante cose dalla pizza margherita. Cose che non puoi capire invece quando sulla pizza ci sono più ingredienti che
che fanno da mascheratori degli ingredienti di base. Quindi la prima volta che tu vuoi mangiare la pizza in un posto, prendi la pizza margherita. Ma è anche un'operazione benaugurale, perché tu ti auguri di tornare presto in quella pizzeria e poi assaggiare anche le altre pizze. Cioè, è un processo in divenire. Invece lo sloveno frettoloso, non perché era sloveno, ma perché era un po' così, un po' débile in testa, come direbbero i francesi, era un po' limitato in testa. Lui doveva correre, doveva saltare i passaggi. Adesso con un altro pennello, che potrebbe essere questo è il 232 Luxe Classic Shader, sempre di Zoeva. Questi sono i pennelli della collezione Rose Golden, che avrebbe potuto chiamarsi anche Rose Gold, ma alla Zoeva sono tedeschi e quindi, come sempre, c'è un problema con la lingua inglese. Con questo pennello prendiamo il colore più problematico nel mio ricordo, ossia il colore che si chiama Silence, che è questo verde, e che è un colore bello. Però purtroppo fa problemi. Allora prendo questo colore con molta circospezione e tu puoi vedere già che sul pennello non si appoggia bene questo colore, veramente. E cerco di appoggiarlo sull'occhio. Mi lacrima istantaneamente. Istantaneamente è una parola bella. Mi lacrima istantaneamente l'occhio. Appena cerco di mettere questo colore, che comunque applicato con questo pennello è un po' meno peggio di come me lo ricordavo. Allora, mettiamo anche di qua. Cerco di andare verso sopra con l'applicazione di questo ombretto. Veramente è meglio di come me lo ricordavo. Come mai? Vabbè. Ora è un problema perché dobbiamo mettere anche un pochino sotto e siccome questo è proprio un ombretto che fa puntini e soprattutto fa lacrimare l'occhio in una maniera spaventosa, cioè ho l'occhio completamente inondato di lacrime. Aspetta, adesso dobbiamo asciugare tutto un attimo. Non è così negativo che l'occhio stia lacrimando perché bagna l'ombretto. E l'ombretto diventa più vibrante. Però lacrima l'occhio tantissimo. Non stiamo scherzando. Poi volevo dire, ho tentato di dirlo già 3-4 volte, perlomeno in mente, durante questo video, ma mi sono tutte le volte dimenticata prima che il concetto potesse essere esternato. Vedete i miei capelli che sono disciplinati e lisci, cioè molto disciplinati e per questo molto appesi, come non mi piace dire, ma come è l'essenza a stringere dei fatti. E questi capelli sono così perché ieri li ho lavati con uno shampoo interamente naturale di Nivea. Però noi qui in Germania diciamo Nivea, non diciamo Nivea, da noi si dice Nivea. E allora vi direi di usare questo shampoo di Nivea. Se avete i capelli lunghi, lisci e volete averli un po' più pesanti sulle spalle, un po' più quindi disciplinati, perché questo è uno shampoo che non posso dire realmente appesantisca i capelli, no, non lo fa, però li disciplina troppo per i capelli ricci, cioè non è uno shampoo secondo me adatto ad essere usato con i capelli ricci. Tutto qui semplicemente. Mi rimane solo ancora un colore da usare ed è questo che si chiama Self Love e sto per metterlo al centro della palpebra con non so quale pennello. Ripulisco un po' questo pennello probabilmente e poi procedo con Self Love. Un momento. Allora, vediamo. Se è possibile, scarico anche un pochino sto pennello. Allora, sì, è possibile usare Self Love al centro della palpebra e fa un bel effetto shiny, che non è male, sinceramente.
sì, è un trucco che procede un po' in automatico, dove non ci sono sorprese e tu va bene. Non mi ricordo se anche nel precedente video in cui avevo usato questi prodotti era successo un attimo che noto improvvisamente pellicine che prima non avevo notato. Anche sono pellicine che già si trovano lì perché il mio naso è stato esposto al solleone durante la settimana che è appena passata e quindi naturalmente, sì, naturalmente poi si è spellato, si è prima arrossato e poi si è anche spellato. Con questo pennello che è sempre il 231 Luxe Petit Crease, riprendo un po' del colore bianco rosato e lo rispando un pochino qui sopra. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Poi ripulisco un po' questo pennello perché con questo pennello ripulito vorrei occuparmi di sfumare il verde nel rosa scuro. E poi seguirà una seconda applicazione naturalmente, però per il momento vorrei semplicemente un po' sfumare, perché altrimenti io vedevo troppo lo stacco di demarcazione. Adesso è matite, dunque, prima matita. Che è sto rumore? Prima matita dentro l'occhio, questa in realtà è una lip liner numero 04 Cherry Blossom di Tranaturi. Mi è sembrata la matita che potesse andare più d'accordo con questo tipo di trucco. Questo è un trucco che in tedesco si chiamerebbe Dezent. Dezente è ciò che in tedesco, per chi impara l'italiano, si chiama Falschfreund, ossia un amico sbagliato, nel senso che è un vocabolo che suona, è un vocabolo tedesco che suona come un vocabolo italiano, perché dezent suona come decente, però decente ha un significato diverso da dezent. Dezent in tedesco significa sobrio. Se voi ci riflettete, sobrio e decente, tutto sommato, sono in relazione fra di loro, però sono anche due vocaboli diversi, con un significato diverso. Sono semplicemente solo in relazione fra di loro, il che rispecchia le relazioni tra i paesi europei. Anche i paesi europei sono in relazione fra di loro, però poi sono diversi l'uno dall'altro. Continuo ad asciugarmi gli occhi perché continuano naturalmente a lacrimarmi. Ora uso questa matita di Neve Cosmetics che si chiama Night. Questa è una bellissima matita marron verde, potete vedere. Questa matita però assolutamente non posso usarla direttamente con il tratto di matita sull'occhio perché sennò faccio un pastrocchio immane. Oppure posso provarci, ma devo fare per cominciare solo un puntino piccolissimo, perché veramente questa è una matita che rilascia una quantità di colore immenso. Una quantità di colore, Valentina, immensa. Eh? I tempi della scuola, no? C'era una professoressa che mentre un mio amico che aveva la promozione assicurata perché era raccomandato, faceva finta di capire qualcosa del passo di letteratura greca che doveva commentare, perché tanto sapeva che se la sarebbe comunque cavata, la professoressa, d'accordo chiaramente con i genitori, con preside, con tutto il corpo insegnante, faceva finta di spronarlo, ma in realtà era tutto già programmato e continuava a dire: dai, su, dai, su, meccanicamente, fin quando poi arrivava il momento: va bene, puoi tornare a posto, bene, 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 e magicamente l'interrogazione era andata bene, là dove in realtà era andata malissimo. Però questa
queste erano le dinamiche al tempo e immagino che queste siano anche le dinamiche adesso. Nella scuola di tutti i continenti e di tutte le nazioni. Vedi quanto colore rilascia sta matita, tantissimo. Poi devi essere tu a disciplinarla con un pennellino. Vi ho presentato il pennellino della situazione. Questo viene da una marca di trucco che non esiste più. E che al tempo si chiamava UMA, Uma, no? È una marca cosmetica che si vendeva nei grandi magazzini Kaufhof. Anche i grandi magazzini Kaufhof quasi non esistono più. Adesso i grandi magazzini Kaufhof si chiamano Galleria con una L sola e riuniscono in uno solo sia i grandi magazzini Kaufhof che sono falliti, sia altri grandi magazzini che si chiamano Karstadt, e tutti e due allegramente si vivono questa lenta agonia che dura ormai da anni e anni. Metto un altro po' di questa matita perché l'altro occhio ne ho messa a quanto pare di più, quindi ne metto un po' di più anche qui. Quindi in Germania va di moda in generale il trucco decent, ossia il trucco sobrio che si vede e non si vede. Il residuo di matita lo spando nell'angolo interno dell'occhio. Un momento, perché adesso arriva anche naturalmente il momento della matita colorata. La matita colorata è questa, si chiama Brick 05 Brick. Naturalmente, oddio, ho dato un'unghiata alla matita, mi è andata un'unghiata gigantesca di matita e purtroppo dentro l'unghia. Questa sarà una cosa complicata da togliere, però ci devo provare subito perché altrimenti mi si macchia tutto. E mi si macchia tutto nei secoli a venire. Cioè, non so se avete presente il fastidio di una matita che vi va a finire all'interno delle unghie, orrenda cosa. Allora, metto anche un po' di brick dal centro, naturalmente, della palpebra, fino poi a ripassare la matita verde di Neve Cosmetics. Così. Questa è una combinazione bellissima di colori, queste due combinazioni Brick di Terra Naturi e come si chiama? Night di Neve Cosmetics, insieme sono bellissime, ma che belle! Poi un'altra cosa veramente drammatica che mi sta accadendo in questo periodo e che è veramente una cosa drammatica, drammaticissima, è che io in quanto pendolare mi sono sempre appoggiata ad una stanza che avevo in uso in una casa. Adesso però questa casa verrà smantellata e quindi io devo portare via tutte le mie cose. Questa era proprio la mia stanza, io lì dentro c'avevo. C'ho ancora armadi pieni, scaffali con le cose dentro, i trucchi e quindi tutte queste cose si devono portare via ed è un problema serissimo, anche perché appunto essendo pendolare, cioè questo vuol dire che io ogni volta che vado in quella casa me ne vado via in quella casa e poi prendo mezzi pubblici di trasporto che a volte sono pienissimi. Piena di pacchi, buste, cartoni in italiano, come si dice? Scatole di cartone, piene di roba, piene di libri, di cose. Questa è una sofferenza che va già avanti da un po' di settimane e che adesso però deve diventare un po', cioè deve andare un po' più di fretta, perché ormai la casa si chiuderà fra poco.
la casa non sarà più disponibile per nessuno perché verrà completamente smantellata. Fra poco ne riapro la palette e riprendo il mio pennello di Zoeva preferito, ossia il 228, per prendere il mio colore preferito di questa palette, che è Serenity, questo, per spanderlo di nuovo un pochino sopra il crease. E quindi questo è un grandissimo problema di questo periodo. La casa deve essere smantellata del tutto entro l'ultimo giorno di giugno. Adesso siamo al 20 giugno, quindi ho veramente poco tempo di tempo. Ho veramente poco tempo per ultimare lo sgombero. Però contemporaneamente si vuole da me, adesso sto per usare questo pennello, che poi dovrò ripulire forzatamente, e sto per usarlo intingendolo in questo verde. Perché secondo me questo pennello funziona meglio di quell'altro per applicare il verde. Vedi, sto facendo praticamente un tondino che è preciso e a largo, poi. Passo anche qui sotto. Vedi, anche qui sotto funziona meglio questo pennello rispetto al pennello piatto. Non lo so, il pennello piatto. C'è stata un'epoca della mia vita in cui il pennello piatto proprio non faceva parte della mia concezione del trucco. Poi è entrata a farne parte, è entrato il pennello piatto a far parte della mia concezione di trucco grazie al pennello storico piatto di MAC. Però io non ci ho mai fatto realmente amicizia, tuttora sono convinta che perlomeno per come sono fatti i miei occhi sia meglio un altro tipo di pennello. Prendo ancora questo e prendo ancora il colore rosato e lo stratifico qui sopra. Ma anche qui sotto. Ecco, comunque abbiamo quasi finito. Ecco qua, pulisco il tutto. Pulisco, voglio dire, il pennello sempre sul fazzoletto di carta da cucina. Adesso è il momento assolutamente di un cotton fioc perché qui sotto l'occhio si sta creando una specie di manto tartarugato verdognolo che veramente non va bene. Poi anche qui, naturalmente, come sempre, vorrei ripulire un po'. E vorrei anche vedere qui dentro se per caso ci sono. Che detto vorrei vedere qui dentro? No, vorrei vedere qui sopra se per caso ci sono residui di cose, ma non ce ne sono. Benissimo, bello, veramente bello. Così. Da questo occhio è venuta molto meglio la matita, questo occhio è venuta un po' così. Allora, adesso vi faccio vedere i colori della palette sulla mano, a cominciare dal più chiaro e poi via via tutti gli altri. Cioè, è una palette per tutti i giorni, no? Il colore che mi piace di più è anche quello che rende di meno sulla mano, va bene. È così, che ci vogliamo fare? Dunque, ecco, vedete i colori qui, vedete che cioè, non sono colori molto, in tedesco si direbbe spannend, non sono colori molto emozionanti. Boh. Riprendo di nuovo Brick e rifaccio una linea esattamente identica a quella di prima per accentuare e costruire il colore all'attaccatura delle ciglia. Anche sotto, intanto mi lacrima di nuovo l'occhio, intermittente la lacrimazione di quest'occhio oggi, di questi occhi perché mi lacrimano tutti e due in realtà. Si sta facendo ventoso, ciò è molto positivo perché così almeno
Si rinfresca l'aria creando corrente in casa con più finestre aperte, perché in questo momento chiaramente qui siamo in Germania, quindi le case sono fatte a bella posta per conservare il calore, no? Per immagazzinare e poi conservare calore. Però quando ci sono 40 gradi, questa cosa è drammatica. Infatti, viviamo nelle case in questo momento momenti estremamente drammatici. Sfumo il colore brick qui all'angolo dell'occhio. Questo colore brick deve andare assolutamente anche qui sotto, perché la lacrimazione sta rendendo il tutto assai poco definito e questa cosa non mi sta piacendo per niente. Rifaccio una puntina di verde anche sotto. Questo è il marrone. Il marrone non l'abbiamo usato per niente oggi e va bene così. La matita di Neve Cosmetics si chiama, ancora una volta, sì, Night. Semplicemente Night, detto da molte ragazze italiane, Knight. Perché la pronuncia fa problemi a volte. Allora, sfumo il tutto allo scopo di amalgamare anche il tutto. E fortunatamente il pennellino riesce ad amalgamare, ad arginare e ad asciugare anche la lacrimazione. Questo lo trovo molto positivo. Poi siamo arrivati al momento della matita di Benecos, quindi mettiamo questa matita per ripulire un po' tutto. Ecco qua, questo è il momento migliore del trucco, questo è il momento in cui il trucco dà più soddisfazione. E questa matitina di Benecos ve la faccio vedere anche sulla mano, e qui, e già che mi ci trovo, vi faccio vedere anche Brick, che è questo fantastico colore già finito in più occasioni nel video dei favoriti del mese, perché è un fantastico colore. Ebelin, questo è il pennello con cui sto per sfumare. La matita di Benecos, di cui mi servo come se fosse un concealer, ma più preciso. È anche decisamente più duro da étaler, da spandere, da sfumare. La matita di Benecos, infatti, l'ho detto molte volte, non va bene per chi ha un contorno occhi molto molto delicato, perché la matita di Benecos è dura, cioè è dura, ha una sua durezza e quindi vi frusta il contorno occhi. Però se avete già il contorno occhi devastato e non ritenete che le cose possano migliorare, potete usare tranquillamente, come faccio io, la matita di Benecos sul contorno occhi. Che belle cose che dico. Ora ripulisco questo pennello come posso, riprendo ancora una volta il bianco e ne rimetto un pochino qui. Vedi, questi sono trucchi che funzionano se tu hai la pazienza di costruirli. Poi prendo il pennello piatto che ripulisco. Questo rumore che sentite in continuazione è lo specchio, uno dei due specchi che ci sono qui sopra. Prendo il colore dorato, ne metto ancora un po' al centro della palpebra. Poi ripulisco di nuovo il pennello, prendo il colore bianco, bianco rosato,
E metto anche quello al centro della palpebra, ma di meno, più verso l'attaccatura. Così. Prendo ancora una volta brick. Prendo ancora una volta brick e lo ripasso al centro dell'attaccatura e adesso siamo finalmente prontissimi per, senza sfumarlo, chiudiamo questa palette che è fatta in questo modo, così, così, e poi ha un elastico per chiuderla, come anche il bronzer. Anche nel bronzer c'è un elastico sottilissimo. Adesso uso il prodotto per sopracciglia, che è questo, però forse prima potrei usare un po' di cipria. Allora, la cipria della situazione è nuova per quanto mi riguarda, si chiama Poreless Perfection Powder Universal Shade Silicone Free ed è di Catrice, la vedete sotto stress legata da un elastico, perché infatti io ho ordinato questa cipria sul sito del Rossmann e me l'hanno mandata con qui la parte per aprire la cipria completamente spaccata, staccata e rotta. Non sono riuscita a recuperare la parte mancante, così è la cipria comunque. Vediamo anche com'è la cipria sul dito. Secondo me è una cipria molto bella, fatta in questa maniera. E questa cipria adesso, con questo pennello di al verde, forse riuscite ancora a vedere un pochino la scritta al verde, con questo pennello metto un po' di cipria dove secondo me è il caso di metterla, ossia sulla fronte e poi anche un pochino qui. Richiudiamo. Questa cipria secondo me si potrebbe usare anche a mo' di fondotinta in cialda pressata. L'effetto di questa cipria sulla faccia non è mattificante, però è comunque un effetto bello perché contiene argina. Dicevo, partiamo con le sopracciglia. Questo è il prodotto che scelgo, 02 Brown, Augenbrauen Gel di Alverde nella versione lunga e con lo spazzolino. C'è anche un altro Augenbrauen Gel nella versione corta ed è tremendo. E quindi per questo sono tornata ad usare questo, che comunque mi sta finendo, me ne è rimasto pochissimo nel tubetto. Allora dovrei ricomprarlo, ma siccome comunque ho speso già soldi per comprare quello corto, l'Augenbrauen Gel, ossia il gel o il mascara colorato per le sopracciglia, non so come voi diciate, ecco, non ho voglia di spendere altri soldi. Poi tra l'altro ho anche di Catrice un prodotto per le sopracciglia da provare, quindi insomma per il momento non se ne parla che io ricompri questo di Alverde, che comunque ritengo sia il migliore in commercio per quanto riguarda i prodotti interamente naturali e tedeschi, di basso costo o di alto costo. Allora, mi fa veramente piacere constatare che sta passando un po' di arietta felice, un po' di arietta fresca, veramente mi fa seriamente piacere. Prendo un altro cotton fioc per ripulire un po' debordamenti del prodotto per le sopracciglia, che comunque ci sono, anche se però ci sono meno rispetto ad altri prodotti per sopracciglia che sono molto peggio. Riprendo la matita Brick che riaggiungo
lì dove mi sembra che ci sia bisogno di raggiungerla. Riprendo il pennellino e riamalgamo il tutto. Ecco, adesso ho fatto proprio una riga qui nell'angolo dell'occhio, una riga valchiriana veramente. Vale, ma ecco fatto. Adesso è il momento del mascara. Come anticipavo prima, questo è il mascara interamente naturale di Rival Loves Me Clean and Beauty. Questo è un mascara con cui mi trovo molto bene, un mascara molto pastoso, ma per questo, proprio perché è pastoso, è anche un mascara con cui è molto piacevole mettersi il mascara. E qualche volta riesco perfino con questo mascara a non macchiarmi la palpebra e tenterò di fare esattamente questo anche questa volta. Insomma, in questo periodo, sicuramente fino alla fine di giugno, sono drammaticamente impegnata a sgomberare la stanza facendo insensati viaggi con i mezzi pubblici sotto e sopra, dappertutto, perché questa è l'unica possibilità che ho a disposizione, per non parlare del dispendio di soldi, cioè costa tantissimo. Perché tutte le volte, no, con i mezzi pubblici, cioè io ho un abbonamento, sì, però ce l'ho solo per una linea, mentre invece naturalmente per fare questa specie di trasloco devo prendere due altre linee, quindi tutte le volte devo comprare il biglietto, cioè, e non vale la pena fare l'abbonamento perché farò questo tragitto intensamente, sì, ma solo per 10 giorni, poi basta. Contemporaneamente c'è chi mi promette vantaggi, ricchi premi e cotillon se io torno in Italia per le vacanze estive, no? E mi fa anche credere che io perderò tutti questi vantaggi se non vado adesso in Italia. Ma io adesso devo fare questo scasamento, come si dice, questo trasloco. Perché se non faccio questo trasloco è un disastro, cioè lo devo fare, sono costretta a farlo. Perché la casa viene smantellata alla fine di giugno e le mie cose devono essere portate via, punto. Ma io ho notato in questi 2 decenni da che vivo in Germania che tu non puoi far capire ad un italiano una realtà diversa da quella che è nei pressi di dove lui o lei abita. Cioè, non è possibile, capisci? Non è possibile fargli capire che le persone esistono e sono reali anche lontano da dove lui o lei abitano. Gli italiani tendono a vederti come se tu fossi la figurina di un album che esiste solo quando loro ti contattano e nel resto del tempo non c'ha cose da fare, non ha scadenze, non ha niente, perché non esiste una figurina nella testa di questa gente, no? Quindi quando loro ti contattano, tu devi scattare e mostrarti entusiasta qualunque cosa loro ti propongano così dal nulla. Ma poi anche ti pianificano delle cose che devono succedere da una settimana all'altra. Io vivo in Germania da 20 anni. In Germania le cose si pianificano di 6 mesi in 6 mesi, cioè tu 6 mesi fa sapevi già quello che avresti fatto adesso, se fra 6 mesi, no? Mentre invece gli italiani ti dicono: senti, per la settimana prossima ci saresti per fare questo e quello.
come faccio a esserci? Abito in un'altra nazione? Come ti viene in mente che io abbia la liquidità e la fluidità di movimento in tanti diversi sensi, a partire da quello finanziario, per comparirti davanti agli occhi la settimana prossima se tu me lo dici con una settimana in anticipo? Ma cioè, cosa ti dice la testa, che hai in testa soprattutto, veramente? Che cosa c'hai in testa? Nulla. Allora, mi sta venendo in mente adesso che devo ripassare un po' qualcosa dentro l'occhio perché la matita Cherry Blossom se n'è un pochino andata, quindi un po' di matita di nuovo. Non so se lasciare Cherry Blossom così, perché tutto sommato è molto bella da sola, o se aggiungere Brick. La tentazione naturalmente di aggiungere Brick è fortissima. Aggiungiamo Brick. Ecco, adesso è mezzogiorno. Benissimo. Intanto lampeggia la spia delle batterie, boh, batterie ricaricabili, ricaricate la settimana prossima e la settimana scorsa. Non so perché stiano lampeggiando, ma purtroppo che lampeggino pure no, io devo pulire alcune macchioline di mascara che sono comunque riuscita a fare. Così. Quindi riprendo Brick e rimetto un po' di Brick. Ecco fatto. Vedete che questo mascara fa delle ciglia abbastanza potenti. Allora, adesso asciughiamo il prodotto rosa per labbra di Alverde. Contorno con la matita di MAC che si chiama Stone e che sta diventando piccolissima. Rieccomi, nel frattempo mi sono finite le batterie, ho dovuto cambiare le batterie. Per cambiare le batterie devo usare un elastico perché una batteria nel portellino non esce agevolmente. Comunque la combinazione BB Cream, Primer e Cipria di Catrice le ritengo strepitose, cioè fanno proprio una faccia bella. Sto per usare questo rossetto, che è un rossetto di Terra Naturi che finora non ho ancora mai usato, si chiama numero 02 Bear With Me, fa parte di un'edizione limitata, in questo momento ancora in no, fa parte di un'edizione limitata che era in commercio fino a poco tempo fa, sta sudando, quindi tolgo la parte sudata, sta sudando tantissimo perché purtroppo fa caldo, cioè c'è poco da fare. È un rossetto nude. Un rossetto nude molto molto bello, però è molto molto più chiaro delle mie labbra, come potete ben vedere, penso. Lo spando bene sulle labbra, meglio che posso, chiaramente. Tolgo l'eccesso. Prendo un fazzolettino pulito e lo tampono sul fazzolettino. Lo spando, ma anche amalgamo ulteriormente, rifaccio il contorno delle labbra sempre con Stone. E sta per arrivare il momento del lucidalabbra, che è la vera star del
della situazione, perché Lucidalabbra è un Lucidalabbra anche lui di Catrice, interamente accettabilmente e per quanto possibile interamente naturale, ed è plampante ed è fantastico. Cioè, questo è veramente un prodotto da comprare. Esiste in tre colorazioni diverse, però fra tutte e tre nessuna rilascia colore visibile sulle labbra. Lo dissigillo e questo è il suo applicatore. Metto un pochino di prodotto qui e poi da qui prelevo prodotto per metterlo sulle labbra. Non è un lucidalabbra liquido, anzi, tutto al contrario. È un lucidalabbra vanigliato, ha lo stesso identico odore dei rossetti di MAC, stesso identico, veramente. Ne prendo ancora un pochino. E diffonde per tutte le labbra una bellissima sensazione di fresco, oltre al fatto che vedete è molto lucido. Questo è un lucidalabbra che è stato promosso da tutti perché è un ottimo lucidalabbra, è veramente un buon prodotto. Benissimo, io direi che con questo trucco abbiamo finito. Adesso però rinforziamo alcune parti di questo trucco a partire naturalmente dal blush. Quindi riprendo il pennellino, questa è sempre la parte con il pennellino che non usiamo, questa è la parte con il blush, quindi riprendo ancora un pochino. Così. Poi riprendo anche, vorrei riprendere anche un pochino di bronzer, giusto proprio un pochettino. Vi ricordo, il bronzer è fatto in questa maniera. Rimanete sintonizzate su questo canale perché poi nelle prossime settimane userò anche gli altri prodotti di Catrice che oggi non avete visto, e nella fattispecie la cipria minerale, che può essere anche usata come fondotinta minerale, il fondotinta liquido, sempre della linea Clean ID, il prodotto per sopracciglia e non mi ricordo che altro c'è. Boh. Ho questa unica colorazione di Lucidalabbra che, come si chiama? Si chiama 030 Plump Pink. È scritto qui piccolo piccolo, però nel mettermi questo lucidalabbra sto immediatamente pensando che ne vorrei acquistare almeno un'altra di colorazione, oppure vorrei acquistare un altro lucidalabbra in questa stessa colorazione che è la più scura, perché come scorta, perché questo lucidalabbra è bellissimo, veramente. Allora, adesso questo trucco è veramente finito. Le sopracciglia però sono strane. Oh, ma ormai io mi sono abituata al fatto che debba essere tutte le volte così, non so il perché. Provo ad appiattire comunque le sopracciglia. Ecco, facciamo scendere questo coso, torniamo un po' indietro con la fotocamera. Direi che questo trucco vorrei lasciarlo così. Naturalmente è la mia inclinazione, io tenderei a rifare un po' di brick qui all'uscita delle ciglia, però in realtà so che non serve e che non c'è bisogno. E poi naturalmente nei prossimi video avrete modo di sentire da me come regge, quanto regge questa BB cream sweatproof, perché questa è una BB cream che dovrebbe aiutare a non impappare la faccia di sudore. Secondo me ha la capacità di farlo, vedremo però, ve lo saprò dire con più precisione in altri video. Però nel frattempo avvicinandomi sto vedendo che la parte dorata
La cialda dorata del quad di Ombretti mi sta lentamente cadendo tutta sotto, perché ho pezzettini proprio di colore dorato caduti sopra la faccia. Non si vede tanto, però io lo vedo, se ti avvicini si vede. Allora, io adesso vorrei avvicinare un po' la faccia per permettervi di vedere come è venuto questo trucco. È venuto in questa maniera. E direi, signori, che questo è tutto. Io finalmente, nel caldo di questa torrida giornata, che però si è rinfrescata parecchio grazie alla pioggia di questa notte, dal caldo di questa torrida giornata tedesco tropicale, vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo video fin qui e ci vediamo nel prossimo video se riesco a sopravvivere allo smantellamento della camera. Perché poi non è solo lo smantellamento della camera. Ma è soprattutto il fatto che devo creare qui il posto per le cose che riporto, no? Per esempio una marea di trucchi, per esempio una marea di libri. I libri adesso li sto sistemando in modo random, dovunque c'è un angoletto libero vanno a finire questi libri. Ma mi dispiace perché poi tanti di questi libri sono libri a cui tengo molto e quindi, cioè, vorrei metterli in un posto degno della presenza di questi libri, però per il momento prima devo rimettere a posto anche qui, devo riordinare logisticamente le cose in modo che sbuchi fuori nuovo posto per far posto alle cose che riporto. Va bene, però per il momento ci salutiamo qui, ci vediamo nel prossimo video. Adesso vedete i capelli lavati con lo shampoo di Nivea, che vedete disciplina. Però toglie definizione ai ricci, perché toglie proprio la presenza dei ricci, probabilmente è fatta apposta. Ecco, però non è uno shampoo che va bene per i capelli ricci. Lo shampoo di Terra Naturi, che si chiama Long Hair, ha funzionato molto molto meglio sui miei capelli quando hanno voglia di mostrarsi come ricci. C'è da dire però anche un'altra cosa, ieri faceva assolutamente troppo caldo per asciugare i capelli col phon a testa in giù, quindi ho lasciato asciugare i capelli fuori facendo una passeggiata e quindi a ciò forse è dovuta anche questa disciplina dei capelli tutti verso il basso e tutti, come sempre, non mi piace dire, ma come secondo me è la descrizione precisa di quello che è. Ecco, come mai ci sono questi capelli così appesi in una maniera così che non mi piace? Ma comunque, io di nuovo vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo, eccetera, eccetera. Ciao, ciao.